per parlarne meglio, capire meglio di cosa stiamo parlando. Questa sera abbiamo in collegamento con noi Riccardo Taviglio, autore dello spettacolo, con Francesca Zaira Tripaldi, che è una delle attrici che ne ci sono all'interno di questo spettacolo. Ne parliamo appunto con loro. Quindi buonasera e grazie di essere collegati. Buonasera. Buonasera a tutti. È un piacere. Grazie mille, sempre un piacere dare spazio al teatro, e quando è il Teatro Cooperativa ancora di più. Ormai siamo, insomma, felici sempre di dare spazio a spettacoli che avvengono appunto in quel teatro. Allora, che cosa mi potete dire di Tutto è Cabaret? Adesso non so se devo leggerlo con la T o senza, perché sto con una K, quindi aiutatemi anche voi a capire di cosa parla questo spettacolo e come siete arrivati appunto sul palco. Partiamo proprio dal titolo, Cabaret con le due T, perché il nostro cabaret è un spettacolo che è anche di cabaret, ma anche di narrazione e di performance. È uno spettacolo ispirato al cabaret, cioè il cabaret tedesco degli anni 20. Erano le musiche cantate da Marlene Dietrich, da Kurt Weill, queste musiche che poi hanno creato un grande capitolo della storia della musica e anche del cabaret. La storia che raccontiamo è la storia di una piccola attrice degli anni 20, quegli anni 20, non questi anni 20, una piccola attrice, una ragazzina, una ragazza di 19 anni che si trasferisce da Vienna a Berlino negli anni 20, nel 1900, perché ha un grande sogno, vuole aprire un locale di cabaret. E questo farà, diciamo, per bocca e per il talento, attraverso il talento delle nostre tre attrici in scena. Perché raccontare oggi una storia del genere, oppure è perché sono storie che non tramontano mai? Allora, sono storie che non tramontano mai, anche se mi verrebbe da dire che c'è stato un tramonto su questa storia, perché il romanzo da cui è tratta, di cui parlavi prima, è stato pubblicato 90 anni fa esatti ed è stato poi dimenticato. Fino a che pochissimi anni fa una casa editrice italiana, con un occhio verso il mondo, diciamo, di lingua tedesca, ripesca questo libro dolcissimo, veramente, vi vorrei dire, luminoso, per quanto è pieno di meraviglie, di scoperte, e noi ci siamo poi innamorati. Quindi ecco, è stata una storia dimenticata ma in qualche modo ritrovata. Poi c'è anche un fattore che ci ha spinto a portare avanti questa storia. Noi ci troviamo negli anni 20 di un secolo dopo e abbiamo avuto la sensazione, come artiste, come attrici, anche di trovarci quasi un po' sull'orlo di qualcosa, come se intorno a noi la società fosse un pochino, richiamasse un pochino quegli anni 20 lì. Quindi sull'orlo di qualcosa di grande, di grave, che forse potrebbe accadere, chissà. E quindi ci siamo sentiti un po' allo specchio. Infatti voi dite che questa storia racconta fondamentalmente, lo spettacolo racconta appunto tre piani, no? Quello degli anni 20, il nazifascismo, ma poi anche comunque un po' di quello che forse stiamo vivendo anche oggi. Sì, noi abbiamo un'ultima scena, diciamo, dello spettacolo in cui ci togliamo la maschera e siamo noi a parlare, noi attrici di questi anni 20, a questi nostri anni 20. Con tutto il portato di quegli anni 20 lì, quindi è molto interessante lo scambio di questi piani anche per... Chiarissimo. Beh, allora non ci resta che darci un appuntamento. Allora, dateci bene tutte le coordinate per non perdervi in nessuna maniera, per poter appunto venire al Teatro Cooperativa e vedere il vostro spettacolo. Lo spettacolo va in scena da questa sera, tra poco, diciamo, dalle 20 fino a domenica, tendenzialmente un orario serale, alle 20, a parte il giovedì che è alle 19.30, domenica pomeridiana alle 17. Vi aspettiamo tutti! Facciamo un appello proprio a far venire i nostri cittadini a teatro. Allora, bisogna venire al Teatro Cooperativa perché... Vado io. Sì. È uno spettacolo di quelli che se ne vedono pochi, dove tre attrici straordinarie cantano, ballano, recitano e tutto contemporaneamente. È davvero, faccio un po' l'ufficio stampa dello spettacolo, mettendo in imbarazzo Francesca. È davvero uno spettacolo in cui si vede tanta magnifica qualità e anche ci si può abbandonare, a ridere e a commuoversi. Sì. Bene, allora io vi ringrazio tantissimo e andate appunto in scena, come non posso, ve lo dico, merda, anche a voi, così merda, che appunto merda. Possiate fare al meglio anche questa sera e poi per tutte le prossime, per tutti i prossimi spettacoli. Grazie mille davvero. Grazie.